quando uscirà il prossimo libro del Trono di Spade? Beh, questa domanda da $1 milione, è quella che si stanno ponendo veramente tantissime persone. In questo podcast cercherò di dare una risposta alle vostre domande, perché io sono fermamente convinto che almeno il prossimo libro sia concluso e che in realtà ci siano altre ragioni che non hanno ancora determinato la sua pubblicazione. Partiamo con ordine. Allora, George Martin è salito, insomma, alla ribalta principalmente con la serie di libri fantasy delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Va detto che prima di questa serie era comunque uno scrittore famoso non solo negli Stati Uniti ma anche all'estero, quindi era già una penna particolarmente affermata, però questa serie di libri è innegabile che ha portato avanti per lui una fama ancora più esagerata, perché è stata portata avanti non solo dal libro, che è sicuramente di ottima qualità, ma anche da quel che concerne la serie TV, perché è stata veramente un successo anch'essa mondiale, un successo merito non solo degli scritti di Martin ma anche da parte di HBO. Va detto che quando questa serie TV è stata iniziata, il libro era chiaramente molto avanti rispetto alla serie, quindi le prime stagioni della serie TV hanno seguito pedissequamente quello che accadeva nei libri. Soltanto che le serie, nonostante comunque ci voglia del tempo per realizzare delle serie TV e tutto quanto, in realtà si è arrivati in un punto in cui la serie aveva superato il libro, quindi c'era da fare una scelta: o si attendeva che uscisse, insomma, il nuovo libro per andare avanti con la serie, oppure la serie avrebbe preso una strada profondamente o in parte diversa. In realtà questa è stata una domanda molto spinosa, e in effetti coloro che hanno realizzato la serie TV, quelli di HBO, hanno comunicato in quel momento lì, hanno interloquito con lo stesso Martin per un motivo molto semplice: avevano scelto in effetti di prendere una strada loro personale, però allo stesso tempo volevano in qualche modo cercare di capire dove Martin volesse andare a parare con la storia, giusto per capire un attimo come in linea generale si sarebbe dovuto chiudere il cerchio. C'è stato, insomma, un colloquio, ci sono dei aneddoti anche molto divertenti al riguardo, perché gli stessi autori avevano in realtà indovinato un colpo di scena importante che però non hanno mai svelato. Questi aneddoti interessanti sono stati poi riportati in un libro che vi consiglio, che di Kim Renfro, che si chiama Guida non ufficiale al Trono di Spade. E comunque, insomma, è andata così, perché a mio parere il libro è già stato completato, perché in effetti sono passati molti anni. È vero che molti ritengono che Martin sia uno scrittore molto lento nel suo modo di fare, il suo modus operandi, che utilizza un sistema proprio fisico molto antiquato, perché è quello lì con cui questi si trova, perché rendiamoci conto che comunque è una persona di una certa età, però va anche detto che dietro c'ha sicuramente una squadra, un'equipe di altissimo livello, perché chiaramente devono preparare un libro che va a uscire per tutto il mondo. Dove subentrano i miei dubbi riguardo queste dinamiche? Non tanto per il tempo, non tanto per quei bait, no, per quei ami tra virgolette, letteralmente, cioè quei modi con cui un po' l'autore prende in giro i fan durante l'anno. Una volta scriveva che era in un punto cruciale in cui il personaggio di Arya stava per ucciderne un altro e cose del genere, ma semplicemente perché riflettendo ci potrebbe essere una più plausibile forma di organizzazione, di programmazione dietro, perché Martin chiaramente non è da solo, ma ha tante persone dietro. Cosa è accaduto, per esempio? Per esempio è uscita prima l'ultima stagione della serie TV, e chiaramente in quell'anno lì, ed erano già passati molti anni dall'ultimo libro, non poteva uscire in concomitanza il libro, perché avrebbero un attimo, forse un po', si sarebbero un po' fatti la guerra. Allo stesso tempo, l'anno successivo, che cosa è accaduto? C'è stato il libro Fuoco e Sangue di George Martin, perché è uscito lo spin-off. Quindi se hai problemi a terminare il penultimo dei libri della tua saga principale, perché scrivere nello stesso tempo uno spin-off? Questo già dovrebbe fare un attimo balzare un attimo le orecchie. Semplicemente sarà stato fatto uscire questo spin-off perché era terminata l'ultima serie, c'erano dei fan che avevano ancora fame delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e uno spin-off poteva essere ciò che poteva dar loro da mangiare, in un certo senso. Allo stesso tempo, invece, per il 2021 è previsto l'arrivo della nuova serie, il prequel della serie TV, per cui non avrebbe senso nemmeno adesso far uscire un nuovo libro, probabilmente l'anno prossimo, il 2022, potrebbe essere una soluzione interessante. E ci sono anche altri che ritengono che potrebbe uscire sì nel 2022 questo fatidico sesto libro della serie, e poi addirittura il settimo potrebbe
persino finire postumo, perché rendiamoci conto che Martin ha comunque una certa età, come ho detto poc'anzi. Queste ci sono tante ipotesi che vengono fatte a riguardo. Sinceramente, va anche detto che Martin è molto impegnato. Abbiamo parlato in un podcast qualche mese fa, parlavamo che è impegnato in quel progetto di Elden Ring con Miyazaki, progetto con la From Software giapponese. Su questo ci sono insomma molte situazioni. Io sulla teoria dell'ultima uscita postuma ho qualche dubbio, però io sono fortemente convinto che nel 2022 vedremo il nuovo scritto di Martin. Quindi farà in questo modo: 2020 Fuoco e Sangue, 2021 la nuova serie, 2022 c'è quest'altro prodotto, perché altrimenti non avrebbe avuto senso mettere nel mercato lo stesso anno due prodotti dello stesso genere. Chiaro, sono due medium diversi assolutamente, libri e le serie TV. Qualcuno può anche pensare che magari la serie TV poteva innescare col libro più vendite. In realtà io non sono dello stesso avviso, quindi io penso proprio così, io la vedo veramente molto certa questa situazione. Invece voi che cosa ne pensate? Sono curioso di sapere qual è il vostro parere. Noi ci sentiamo sicuramente sulla pagina Instagram del podcast, che è @pagine giocate, e ci risentiamo venerdì prossimo con un nuovo episodio.